Maestro Beppe, Maestro. posso farti una piccolissima intervista? Volentieri. Ok, allora, dato che sta diventando di nuovo una moda Polaroid, cioè diciamo pellicola istantanea, perché i numeri parlano chiaramente della Fujifilm, eccetera, Polaroid, e che stanno vendendo una quantità impressionante. Cioè, Fujifilm dichiara che vendita della macchina Polaroid, cioè non dico anche quantità, ma comunque è superiore della macchina digitale. Cioè, come fatturato. Cioè, fai con una macchina fotografica da 1500 euro, devi vendere 10-15 macchine Polaroid, sì, però stanno vendendo così tanto di Polaroid. Ok, come mai secondo te? Beh, Polaroid, la pellicola a sviluppo immediato, ha sempre attratto, perché la disponibilità immediata di una stampa è completamente diverso dal vedere un monitorino, no? Con tutti i vari aspetti, la possibilità di condividerla, la possibilità di fare dei confronti, la possibilità di in qualche modo di archiviarla, di segnalare l'evento, di commentarla, eccetera. È stata persa per colpa di Polaroid, che quando si è suicidata, no? Pensando che il digitale avesse comunque prevalenza su un mondo che invece continua a esistere, a dimostrazione del fatto che comunque Impossible è riuscita a fare, seppur con i mezzi e con le possibilità e con le capacità che avevano, delle cose interessanti, e ovviamente Fuji, che non ci credeva tanto, si è reso conto che invece, soprattutto fra chi non aveva sperimentato prima, c'è un interesse, cioè avere fra le mani l'oggetto fotografia è completamente diverso, no? A prescindere dai costi, no? Perché si tocca, no? Un po' la contraddizione rispetto al fatto che si fanno tante foto e non si stampano. Qui è gioco forza, uno deve fare stampare, no? E condividere, perché il gioco è bello. Poi mi piace questo fatto, dall'altra parte mi dispiace per il fatto che comunque la stessa Fuji abbia deciso di discontinuare le pellicole a distacco, che avevano una loro logica, avevano un loro mercato, evidentemente non sufficiente a garantire i margini che Fuji dovevano produrre anche macchina fotografica che utilizzasse FP100. Beh, però anche lì di macchine fotografiche ce ne sono, interessa migliaia. Cioè, basta, allora interessa vendere le macchine, macchine, ma il guadagno è pellicola, è la pellicola. Polaroid ha sempre vissuto sulle pellicole, non solo ho conservato ancora una cinquantina di scatole. E tant'è che le politiche di Polaroid all'epoca d'oro erano, non dico di regalare, ma comunque di mettere a disposizione le macchine, perché comunque consumavano le pellicole. Giusto. No? Addirittura, giusto per fare un parallelo, addirittura non pensando che anche la stampa in jet aveva le stesse caratteristiche. Polaroid è stata una delle prime ad avere brevetti per l'inkjet, certo, e l'ha venduto. No, perché non è unico, bravo, perché ci possono mangiare, in quanti ci mangiano sull'inkjet, da Epson HP eccetera. Vabbè, questo è un discorso collaterale. No, l'Instant ha sempre attratto da quel punto di vista. Il peccato per Fuji è che è una pellicola molto bella, bella qualità, ma non consente di fare quelle cose che invece Polaroid trasgressivamente, sì, trasferimento, esatto, sì, esatto, fare tutte quelle cose manuali che consentivano di trascendere un po' quello che era la fotografia, per avvicinarla più alla pittura, o in certi casi alla scultura, eccetera.
ahimè, quelle cose non si possono, in parte si possono fare con Impossible, con Fuji sono quasi impossibili. No? Mi dispiace per chi sta sperimentando adesso, che non può, non può Ma in usufruirne. nessuna maniera, non so, mettendo nell'acido di qua dire no, No, tentativi ne abbiamo fatti, ma non, Non può è ottenere diversa proprio un la risultato fisica, costante, la certo. chimica. Ah, certo. E io, dal mio punto di vista, io le sperimentazioni che si potevano fare un po' loro le ho fatte tutte, per cui io le ho fatte, le ho, no? E non mi posso lamentare. No? Mi dispiace per chi oggi non può gioire nel Certo, giocare con questi materiali, certo. ok? E beh, però Potrebbero. dal momento che nessuno ormai quasi stampa più le immagini, però che venga venduta questa qui istantanea e che comunque avere fisicamente una stampa in Sì, mano è una cosa molto bella. difatti, quello è uno degli aspetti più Eh interessanti sì, e poi coinvolgente. una opera sola, Sì, un'immagine esisterà solo quella. è quel momento, punto, come in genere qualsiasi foto, però la stampa, la condivisione proprio che si può avere in quel momento è assolutamente fantastica. Come partecipare a un concerto, perché chi ha Ah, assistito, sì. solo chi ha assistito quel momento, quella atmosfera Sì, magica può quel pathos, ricevere, eh sì. certo. No, è quello. E ci sono, anche qui, non vengono comunque sfruttate le potenzialità, Certo. ma la stessa Polaroid non lo faceva. E non vedo segnali neanche in questo senso da parte di Fuji. Ma usare le fotografie per creare delle situazioni, proprio per condividere, è un qualcosa di fantastico. Io ho fatto diverse volte nella mia così, esperienza, non solo le foto, Certo. ma i commenti sulle foto, i fumetti sulle foto, creando anche situazioni assurde, no? E dando all'evento stesso e alla fotografia un qualcosa di diverso, di molto di più del fatto di essere una foto, perché diventa la documentazione di quel momento con i commenti, con le condivisioni che ci sono state in quel momento, no? Quindi diventano storia, Eh diventano memoria, no? certo. Mi piacerebbe farti vedere Va bene, qualche avremo cosa occasione, certo, di queste, certo. perché. Bene, allora per l'ultimo ti chiedo velocemente un piccolo consiglio agli appassionati di fotografia Polaroid che stanno nascendo oggi. Cioè, una bambina di 13 anni e che ha avuto in regalo una macchina fotografica con la pellicola istantanea. Un consiglio. Ma il consiglio è quello che per me vale per tutte le fotografie, di pensare prima a che cosa si vuole fotografare, soprattutto con la fotografia a sviluppo immediato, ma anche ormai con il digitale. La compulsività degli scatti è un qualcosa che porta a serializzare, a non dare valore all'immagine, mentre invece bisogna pensare prima Pensare. che cosa fare, se serve, no? E a quel momento farla e cercare di comporla bene, eccetera. E Certo. poi farne crearsi delle storie, perché servono. Ah, sì, Farsi certo. un'agenda con il diario, Certo. con le foto commentate, è completamente diverso da Ah, scrivere certo. semplicemente un Ah, pensiero. certo. Bene, maestro Beppe, e tanti auguri di Buon Natale. Grazie anche a te. Grazie.